Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione. Oggi sono qua a parlarvi di una commedia romantica. Dici, ma Ivano, come? Sì, è capito che l'ho parlato, ma l'ho sempre distrutto. Invece sotto ve lo vado a consigliare. Dici, Ivano, ma che cazzo stai dicendo? Eh sì, ve lo sto per consigliare. Ma ci sono dei vari validi motivi. Partiamo che è un film origine Netflix. E allora dice, allora che cazzo dicendo? Vuol dire, le minchiate, le porto pure Netflix. Fatto in collaborazione con Warner Bros. E il New Line Cinema. Forse non un film che doveva andare al cinema, ma Netflix lo sapete com'è, no? Per accaparrarsi i film. Io l'ho lasciato perdere questo film per anni, perché io odio i film romantici, so che sempre sono sempre la solita roba, sempre la solita minchiata che io non sopporto, ecco. Questo qua invece mi ha sorpreso su tutti i punti di vista. Abbiamo il nostro protagonista, ovvero Rebel Wilson, che apprezzo molto, è diventata famosa con la saga di Pitch Perfect, e poi ha iniziato a fare vari film, alcuni decenti, alcuni indecenti, ma per lo più lei riesce sempre a salvare i film perché è molto brava e l'apprezzo molto. Voi direte, allora che cazzo ci racconti? Ve lo devo dire. Ma prima di continuare con la recensione, vorrei salutare tre persone che mi hanno commentato negli ultimi video. Ora sicuramente non saluterò alcune persone che sto girando i video prima che prende qualcuno mi ha commentato, però sono le sole persone, diciamo, che commentano sempre, lasciano sempre mi piace, mi raccomando lasciate mi piace, ovvero Angelo Ignazio Lagna, Alessio Bartoli e Barbara Rossi. Grazie ragazzi. Partiamo. Prende parte come un classico film, ci sta questa ragazza, no, che lavora in questo studio di architettura, no? Dove si sono, diciamo, hotel, case, però più lavorano per gente con i soldi. E la nostra protagonista progetta garage, che prende, dice, ma chi cazzo ci pensa ai garage? Stessa cosa come lei, che nessuno ci pensa, perché è una ragazza, diciamo, formosa, non è la ragazza che tutti vorrebbero, nella mentalità delle persone, no, che guardano sempre l'aspetto fisico ma non vedono mai oltre, come dico sempre io, perché nelle commedie romantiche ci mettono sempre la strabono, il strabono, però non fanno vedere mai i difetti che c'hanno dietro, non è perché sono bellissimo, bellissime fuori, saranno belli pure dentro, eh. Oh, ci sono anche quelli brutti che sono delle merde sia fuori che dentro, attenzione, prima non facciamo qua che diciamo sono brutti fuori ma sono belli dentro, no, queste cagate non le dico io. Quindi prende questo film e prende, distrugge tutti i cliché delle commedie romantiche degli ultimi 50 anni. E io lo adoro, sto film. Sono stato un coglione a lasciarmelo sfuggire in questa maniera, pensando che era un film come tutti gli altri. Quindi dicevo, c'era Rebel Wilson che sta lavorando insieme all'altra attrice che io apprezzo, ha fatto il film The Hunt. Qua la vediamo un po'. Che fa un po' quella tranquilla, no? Di solito fa sempre quella cattiva, invece no, qua fa tutta calma. E invece, e qui lei, no, è fissata con i film romantici, mentre lavora si guarda 3-4 film, non lavora proprio praticamente, e lei la copre. Prende da qua si inizia a parlare dei film, dice, ma l'hai visto così? Cioè, ma quella è una merda, quello così, perché alla fine i film sono sempre gli stessi, no? Tutti perfetti, si svegliano la mattina, cose che già sapete. Il ragazzo dei loro sogni è sempre perfetto, l'unico pensiero è stare con quella persona, non c'è nient'altro di più importante che unirsi e fidanzarsi, sposarsi, eccetera, e non c'è mai altro, cioè nel senso, dopo che ti metti con qualcuno ci saranno altri obiettivi, ecco, nei film non ci fanno mai vedere dove vanno a finire poi questi qua, se lasciano, quello ammazza la moglie, non le sapremo mai perché tutti quanti ci finiscono sempre bellissimi. Ed è tutto perfetto, no? Le strade sono perfette, invece nella realtà dei fatti le strade fanno cagare, ci sono dei ladri. Andiamo nel dunque, fin quanto lei, mentre è nella metropolitana, gli dice a suo amico, tu devi prendere la vita con leggerezza, sicuramente ci sarà qualcuno che ci vorrà provare. E c'è questo qua che, no, gli fa dei sguardi da lontano, quasi quasi dice, minchia, allora forse qualcuno gli piaccio. Invece no, gli si avvicina, gli dà 3 cazzotti nello stomaco e cerca di derubarla. Qua lei sbatte la testa mentre si difende
E si ritrova in ospedale e si risveglia in questo mondo perfetto che prende tutto quello che odiava e che odio anch'io, ovvero vivere una commedia romantica, porca puttana, è la cosa penso più orribile che ci sia nella vita. Tutto è perfetto, tutto è bello, e come se ci sono sempre i classici cliché che lei odia e cerca di levarsela dai coglioni, vuole tornare lei nel suo mondo di merda. No, c'ha la casa perfetta, c'è il cane perfetto, il cane che caga praticamente non caga più fuori, caga nel il suo vicino, il classico gay, stereotipato, che non ha un cazzo da fare che stare sempre vicino alla protagonista, e lo dice pure lei, dice ma tu ce l'hai il lavoro? No, io sono il classico gay che va in giro e aiuto gli altri, cioè non fa niente, sto povero Cristo è sempre dietro l'angolo, spunta, bellissimo. Magnifica sta cosa di fare questa denuncia che cazzo veramente hanno rotto i coglioni metterci sempre il gay e l'afroamericano e l'amica orientale vicina alla protagonista, avete rotto i coglioni, è 40 anni che vediamo la solita stronzata, basta. E questo film cerca di distruggere tutto ciò che voi amate e avete in mente. E io qua, io è amore proprio. Ah, che bello! Quindi lo diranno in tanti, sicuramente quelli che amano, no? Le storie romantiche, che poi dà anche vari insegnamenti davvero validi anche alle generazioni di oggi, ovvero, prima di tutto, amare se stessi, non amare sempre il prossimo e pensare che se ti metti con qualcuno ti va a completare, no? Prima di essere completo tu e poi per completarti con qualcun altro. Prima pensa a te stesso, ama te stesso e poi ama gli altri, se no non potrai mai amare nessuno. Va, vari insegnamenti, non ti fa pensare se mi dice, oh, guarda, no, perché ti istigano queste commedie di merda romantiche, ti istigano a cercare la perfezione, a cercare che tu devi trovare quella persona lì, quella stramodella, o devi trovare, no, uno strafigo della Madonna con tutti i muscoli a tartaruga. Non potrai mai averlo, o non potrai mai averla. E poi, se mai le avrai, sarà mai una persona che può piacere quello che piace a te? Eh? Ci avete mai pensato? Mi manda a cagare se vi dite. Vediamoci un video di Ivan. Dice, chi cazzo è sto coglione con i capelli di merda? E quindi, questo, ragazzi, è un film che fa riflettere, che dovete far vedere ai più giovani, a fargli vedere che nella realtà non è tutto bello, non è tutto meraviglioso. Lui dice, ma rovini così i sogni, rovini. Non c'entra un cazzo. Se viviamo qua, ragazzi, nelle fantasie. Dove cazzo andiamo a finire? Dobbiamo anche riflettere e pensare che non è tutto bello, eh. Le cose negative ci sono sempre e non è come vogliono far vedere nei film. Quindi ho apprezzato tantissimo il film, ci sono varie scene di musical che potrebbero dar fastidio a qualcuno, a me non mi danno fastidio, anzi sono state coreografate molto bene. I giri di macchine si vedono proprio che non vuole cercare di fare levare proprio quelle cazzo di riprese statiche di merda, quindi si diverte il regista a fare questi sballonzolamenti di camera, un 360, continui giri di camera attorno ai personaggi, cioè si diverte lui, si diverte a fare questi piani sequenza. Mi è piaciuto anche come ha girato il tutto, perché nelle commedie non ci mettono proprio una manco la voglia di girarci, cioè si rompono pure i coglioni, lasciano la camera lì, dice recitate, vaffanculo. Invece qua c'è proprio una voglia di dare un messaggio e è la voglia di girare questo film. E si sente tutto. E io spero qualcuno lo potrà proprio capire, perché penso che nessuno ha parlato su YouTube, perché se tu non parli di qualche coglione che si veste in calzamaia, nessuno ti guarderà i video. O nessuno, quindi, come si parla sempre di gente che vogliono fare visole facili e soldi facili, chi cazzo parla di sto film? Ci so io, giustamente. Detto questo, come sempre, io vi ringrazio. Spero che il video non ve l'ho fatto lunghissimo. E se vi va, scrivete qua sotto cosa ne pensate dell'amore, cosa ne pensate dei film romantici, se li odiate, se vi fanno cagare. Oh, qualcuno ci sta che vale la pena. Però sono troppo, ragazzi, troppo buonisti, troppo cazzo, che veramente dici, ma non è vero, non esiste una cosa del genere. No, non ci credo, manco io. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti. Soprattutto, beh, uomini non penso ci piacciono chissà che, però
Però le donne, che abbiamo un bel 20% nel canale, penso che potranno dirmi la loro. Detto questo, come sempre, saluto la Regia Cade per l'aiuto che mi dà sul canale. Noi ci vediamo alla prossima recensione, sperando che sempre sia un bel film.